Buongiorno a tutti, cominciamo con pochi minuti di ritardo. Grazie intanto per essere qua. Ricordiamo due piccole cose fondamentali. Ci sono i banchetti per firmare la petizione internazionale sui vaccini, ma anche per le realtà che siete tantissime, sono 3 pagine di adesioni, non potrò ovviamente in questo momento leggere tutte. Se potete regolare il piccolo contributo, la manifestazione è autofinanziata, auto-organizzata, anche noi cittadini e cittadine passerà una cassetta. La strada è lunga, oggi comincia un percorso, viene da lontano e vuole andare ancora più lontano, è tutto autofinanziato, autosostenuto, l'invito è quello a fare quello che possiamo. La salute non si vende, la sanità pubblica si difende, penso che sia abbastanza inutile che io vi dica qualcosa che adesso ci spiegherà il coordinamento regionale Dico 32, Medicina Democratica, Marco Caldiroli. Vi dico soltanto che nei giorni scorsi, per mestiere, guardando le agenzie, insomma facendo il mestiere di giornalista, ho visto 3 interventi abbastanza irrituali che dicevano che questa manifestazione era inutile. Di solito non si fa, no? E invece è stato fatto, l'ha fatto Attilio Fontana, l'ha fatto il capogruppo della Lega in regione e poi l'ha fatto anche Decorato. Io vi dico solo questo, per mestiere, di solito quando questo fa è perché un po' di fastidio lo date e quindi forse dobbiamo capire perché questo fastidio. Ci giriamo, guardiamo le vostre bandiere, guardiamo i vostri striscioni e forse oggi capiamo che possiamo dargli fastidio. La parola a Marco Caldiroli. Buongiorno a tutti. Vorrei in primo luogo dedicare un ricordo a Gino Strada, perché lui ha sempre agito e ha sempre affermato il diritto alla salute come un diritto umano, prima che politico e costituzionale come in Italia. Pertanto siamo convinti che oggi sarebbe qui con noi contro ogni sistema che discrimina e differenzia l'accesso alle cure. Perché di questo stiamo trattando? Il Servizio Sanitario Nazionale è nato nel 78 dalle lotte sociali per attuare il diritto alla salute costituzionale, fondato sulla universalità di accesso, la gratuità, la fiscalità generale, la partecipazione tramite strutture locali vicine ai bisogni sociali, quella che chiamiamo la medicina territoriale. In Lombardia un percorso che dura da 25 anni l'ha fatto diventare un sistema sbilanciato sul privato, tendendo come parità pubblico-privato il depotenziamento del settore pubblico e l'apertura ai privati senza alcun vincolo. Invece il pubblico ovviamente ha degli obblighi di carattere generale, il privato invece quasi esclusivamente opportunità di lucro a piacere delle prestazioni che interessano. La riforma del 78 prevedeva un servizio pubblico basato su obiettivi di prevenzione, cura, riabilitazione, che riconosce nell'azione sui determinanti della salute la sua finalità principale. Questi determinanti sono la sicurezza sul lavoro, la salubrità dei luoghi di vita, la tutela ambientale. In Lombardia invece il servizio sanitario è diventato un sistema basato sull'incremento delle prestazioni per alimentare principalmente il privato, come se più analisi e più farmaci significassero più salute, con una modalità di pagamento, tra l'altro, delle prestazioni che ha generato mostre come quelle della clinica Santa Rita, interventi solo per lucrare sui rimborsi spesso inutili e se non veritieri per le persone. Noi diciamo chiaramente che il cittadino non è un cliente, è una persona portatore di diritti. Un sistema, quello regionale della Lombardia, che ha come centro l'ospedalocentrismo, a scapito della medicina territoriale, con gli effetti di impreparazione e le difficoltà di fronte alla pandemia che hanno prodotto decessi aggiuntivi, 35.000 che ricordiamo là.
con il privato alla finestra, anche in piena emergenza, non avendo l'obbligo alcuno nei confronti della società. E questo la chiamano contrattualizzazione. Le eccellenze sono per pochi, mentre si smantellavano i livelli essenziali di assistenza, creando le condizioni per l'allungamento delle liste d'attesa del pubblico. Chi vuole curarsi, se ha reddito, se la cava. Chi non ce l'ha deve arrangiarsi. Una vera e propria salute di classe, costruita nel tempo, ben propagandata anche dai media in modo acritico. La pandemia è l'ultima chiamata per invertire la crisi ecologica, come per rivedere il modo di affrontare il diritto alla salute, affinché garantisca i bisogni di salute di tutti e tutte. Ed è chiarissimo per noi che solo un servizio sanitario pubblico può dare risposte adeguate se non agisce nella stessa logica del privato. Noi ci siamo incontrati, le associazioni che sono qui presenti, dall'inizio della pandemia. Siamo arrivati a definire un manifesto nazionale: la salute non è una merce, la sanità non è un'azienda. Con molti di voi abbiamo chiesto il commissariamento della sanità lombarda. Eravamo alla manifestazione in questo luogo il 20 giugno del 2020, come alle tante iniziative singole di gruppo nell'ultimo anno. È il momento di condividere obiettivi e di raccogliere forze per contrastare ulteriori derive che potranno anche essere amplificate a livello nazionale se le proposte di autonomia differenziata andranno in porto. Ora vogliono la Regione Lombardia, il governo lombardo, modificare la normativa per accogliere formalmente quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e così portare a casa 1,2 miliardi, dichiarando che faranno, anzi rifaranno, i distretti che loro hanno svuotato, le case e gli ospedali di comunità, l'assistenza domiciliare integrata, ma nel contempo aprono questi servizi al privato, per non dire all'invito al banchetto, alle mutue, alle assicurazioni, al cosiddetto welfare aziendale. Eppure nel 1978 il servizio sanitario nasceva per superare queste iniziative, queste attività che producevano discriminazione e differenze tra cittadini e lavoratori. Per questo siamo qui con una piattaforma alternativa che verrà poi illustrata dai singoli interventi e condivisa da tutti i presenti almeno nelle linee fondanti, e ci impegniamo a proseguire anche oltre l'appuntamento normativo prossimo in Consiglio regionale. Chiediamo un piano sociosanitario basato sui bisogni dei cittadini, con obiettivi di salute misurabili con gli strumenti dell'epidemiologia e non budget annuali su misura dei privati decisi dalla Giunta. Ogni programmazione deve passare dal Consiglio regionale e a livello locale con la partecipazione dei sindaci e delle associazioni. Basta con i direttori generali monarchi e gli esecutori semplici degli obiettivi dell'assessore di turno. Hanno portato logiche privatistiche anche nelle strutture pubbliche, a partire dalla chiusura delle sedi di medicina territoriale e alla riduzione degli operatori. Chiediamo una medicina territoriale basata sui distretti, sull'integrazione dei servizi sanitari e sociali, sulla prevenzione, ruoli definiti tra ospedali e medicina territoriale, priorità per il servizio pubblico, sospensione degli accreditamenti a gogo, contenimento della libera professione, trasparenza nei dati e negli obiettivi. Noi siamo il vaccino contro le privatizzazioni in sanità in Lombardia e siamo pronti anche per ogni variante prossima avventura. La salute non si vende, la sanità pubblica si difende. Grazie a Marco Caldiroli del coordinamento di 32 Medicina Democratica. Da adesso, perché diciamo questo era un po' l'intervento introduttivo, quello che vi dava, quello che non avete sentito, se non avete sentito tanto adesso arriva, non vi preoccupate. Gli interventi adesso saranno tanti, diamo un 4-5 minuti massimo a testa, anche perché appunto il bello di trovarsi in tanti è di non ripetersi, no? Nel senso tutti quanti ascoltiamo l'altro e quindi aggiungiamo, siamo come dire un grande collettivo. Interviene, si prepara Silvia Carabelli, se viene qua per non una di meno, ma interviene Alessandro Lanzani di Medicina Solidale, per capirci quelli dei tamponi solidali.
Buongiorno a tutti, medico Alessandro Lanzani. In questi mesi abbiamo fatto per 6 mesi il tampone sospeso insieme alla Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, che è qui con le bandiere qui davanti. Fine della presentazione. È stata un'esperienza che dimostrava che i modelli ci sono alternative, però da modello non è diventata sistema. Adesso andiamo avanti perché siamo qui per altri motivi. E vedo che è un po' un miracolo, perché dalle sigle che vedo, e non le cito perché sono tante, c'è la sinistra sociale presente a favore della sanità pubblica. Io vi ho portato tre punti, perché ovviamente questa riforma di legge è veramente impressionante. Ho passato 2 giornate a leggerla e vi porto 3 spunti. Uno sui principi che aprono questa legge, uno sulle tematiche del lavoro e uno, tanto per stare in cronaca, sulle malattie infettive e i vaccini. Perché esiste anche la cronaca, stasera in questa piazza probabilmente per la 14ª volta ci sarà un fenomeno che noi in qualche modo dobbiamo gestire o dobbiamo dare soluzione a questa contraddizione. La modifica della legge 23 del 2015 ha principi, perché qui c'è un passaggio chiave su cui io chiedo a tutte le sigle di riflettere, perché se noi non siamo d'accordo sui principi, finita questa piazza, la battaglia è già persa prima che si cominci. Rivoltata in positivo, noi dobbiamo trovare le ragioni dell'unità per avere qualcosa da dire su questa legge. E per arrivare, perché il potere logora chi non ce l'ha, alle prossime elezioni e togliere al centro-destra la regione Lombardia. Sarà la nostra saggezza trovare un punto di unità, perché siamo tutti stufi di trovarci in piazza e poi di non governare il fenomeno. Quindi, ascoltate qua, nel 2015 sono solo 2 righe, i principi, inizia così la legge. Scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Già da lì, no? Sui principi c'è un'equiparazione. Però nel 2015 andava via così, per la cura, le prese in carico in un'ottica di trasparenza e di parità di diritti e doveri tra soggetti pubblici e privati. Già lì c'era l'infezione della commistione tra pubblico e privato. Ma non bastava, e questa riforma lo certifica, perché nei cambiamenti, nella nuova legge, aggiungono il comma bis, e io vi inviterei a tornare a casa con questa parola. La tag di questa legge è equivalenza, ovvero non bastava certificare così una generica commistione tra pubblico e privato, ma viene certificata l'equivalenza, e infatti il BIS comincia equivalenza e integrazione all'interno della SSL dell'offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pubbliche e delle strutture private accreditate. È sancito a livello costituzionale, pubblico e privato sono equivalenti. Io credo che noi non vogliamo questo, possiamo in qualche modo in situazioni di bisogno accedere a qualche surplus temporaneo, non essenziale, di sanità privata. Certo che dirlo oggi, dopo 25 anni, impone anche un criterio, un principio di realtà, di gradualità, ma credo che noi su questo dovremmo essere d'accordo. Una graduale, veloce, intensa, decisa trasformazione per togliere non solo l'equivalenza, ma la parificazione tra pubblico e privato. Allora mi sono permesso di scrivere, non perché debba farlo io, ma immaginatevi se la nuova legge al capitolato principi ci fosse scritto: la sanità è un servizio e proprio per questo, per sua natura, pubblico. La gestione privata ha per sua natura l'erogazione di un prodotto inevitabilmente sotteso al profitto delle aziende e distorce il principio di salute. Il concetto stesso di salute e malattia è subordinato al profitto di un'azienda, e lo vediamo nella prevenzione, nella diagnosi, nell'overdiagnosis, nell'overterapia, lo vediamo in 1000 circostanze in cui, no, i soldi vengono spesi non per la salute ma per il profitto.
Ecco, immaginatevi questo. La regione si adopererà per una netta separazione della sanità pubblica da quella privata, cioè nel tempo, se uno vuole andare a farsi curare da un concetto di salute privato, che lo faccia a sue spese o con assicurazioni private. Ma ritorniamo all'articolo 32 della Costituzione, dica 32, che sancisce appunto la gratuità delle cure agli indigenti. Noi abbiamo visto sotto pandemia che le cure non sono state garantite in modo gratuito né agli indigenti né quelli che volevano, potevano spendere, perché i tamponi a 50 o 120 euro erano un'ignominia che doveva essere corretta, e permettetemi di dirlo, anche da altre autorità come quella comunale, che avrebbe dovuto infilarsi dentro e garantire dei servizi almeno sui tamponi, come noi abbiamo cercato di fare. E queste sono le bandiere, è un noi, ragazzi, non è una persona, è un noi, perché se non eravamo un gruppo non avremmo potuto fare un modello esempio. Vado a chiudere. Allora, sul lavoro c'è un punto, mi dai 60 secondi? Ok, se interessa. Sul lavoro, nella legge del 2015, all'articolo 5, i requisiti di accreditamento, il lavoro significa attività sindacale, gli operatori che erano sanità, perché questa patologia non riguarda soltanto le cure, ma riguarda anche i rapporti di lavoro di coloro, infermieri, medici, sanitari, personale logistico. Per cui, se questo articolo permette che i requisiti di accreditamento e contrattualizzazione si ispirano anche al principio della piena flessibilità e autonomia organizzativa da parte di tutti i soggetti erogatori, si sono aperte autostrade, già l'abbiamo visto e verranno riconfermate, alla precarizzazione, al cottimismo selvaggio, alla mancanza di continuità di servizio. E qui mi rivolgo ad alcune sigle che vivono anche di privato sociale. Attenzione, perché il privato sociale potrebbe essere il grimantello per la non garanzia dei lavoratori attraverso, no, degradazioni di secondo o terzo livello. Allora lo vogliamo scrivere nella nostra piattaforma, che se ti do un aggredimento prima della scomparsa di questa commissione, devi garantire i contratti di lavoro nazionale che garantiscono continuità a tutti gli operatori di settore. Fine del secondo punto. Terzo, perdono, mi faccio un piccolo golpe da... Sui vaccini non è oggi la sede, però noi dobbiamo trovare una saldatura di questo fenomeno un po' anomalo, ibrido, questo rifiuto del vaccino, perché c'è diffidenza, e ti credo che ci sono delle persone che, no, vanno verso il delirio, la paranoia e l'ossessione sul no vaccino, perché non si fidano. Starà a noi rifare una saldatura anche con i compagni Novax o meno, ci proveremo. Comunque chiudo dicendo che c'è una novità nella legge, a mio modo di vedere molto preoccupante, perché nell'articolo 11 bis viene generato un centro per la prevenzione e controllo delle malattie infettive, che ha un amministratore delegato, una specie di altra ATS, un doppione che, a dirla male, una greppia, a dirla bene, un nuovo centro di potere. Ma se pubblico e privato, dato che al punto Q di questo nuovo ente per le malattie infettive c'è scritto ricerca di nuovi vaccini, ma vi rendete conto di quello che sta per succedere? Cioè che una regione come la Lombardia, che ha avuto 35.000 morti, mentre siamo in Italia, Europa, mondo, che non riusciamo a liberalizzare i brevetti, che non riusciamo ad assumere accordi internazionali con Sputnik 5, Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, Mambisa, Abdala, una regione, e tra l'altro questo potrebbe essere clonato da altre ricerche regionali, si preoccupano di fare una ricerca che non ha i fattori scala per poter fare la ricerca, perché occorrono investimenti di livello nazionale ed europeo. Bene, qui si fa un clone che non produrrà niente se non un'emorragia di soldi pubblici per la ricerca a costo zero delle solite aziende di Big Pharma. Chiudo su questi tre punti, chiedo scusa per il minutino. Grazie. E ritroviamoci e stiamo uniti per andare a vincere le elezioni su questi punti di principio, e non frazioniamoci accettando dei compromessi che porterebbero a zero il cambiamento. Grazie. Wow, grazie. Alessandro Lanzani si prepara.
del Pinacolombo, invece la parola dopo lo spruzzo passa a Silvia Carabelli di Non Una di Meno. Ciao a tutti, tutte e tutto, sono Silvia di Non Una di Meno Milano, movimento che non so se conoscete, è nato per contrastare la violenza maschile sulle donne e tutte le forme di violenza di genere. Siamo in questa piazza oggi perché condividiamo le ragioni di questa campagna, ossia siamo assolutamente contrarie alla privatizzazione della sanità, anche perché questa privatizzazione, quindi una maggior difficoltà di accesso alle cure, non si ripercuote ugualmente su uomini e donne. L'Istat ci dice che le donne sono, l'incidenza della povertà è maggiore sulle donne rispetto agli uomini e non è difficile da capire il perché. Lavoriamo di meno perché tendenzialmente ci occupiamo del lavoro domestico e di cura, abbiamo pensioni più basse proprio perché abbiamo lavorato di meno. E queste sono solo due delle ragioni. C'è anche da dire che prendiamo stipendi più bassi per via del gender pay gap. Quindi, anche se in Costituzione è sancito il diritto universale di accesso alle cure, già oggi questo diritto non è più un diritto universale, è un diritto basato, si potrebbe dire, sul censo, cioè vi accedono le classi benestanti, quelle che possono permettersi la sanità privata. Io oggi porto qui anche un altro pezzo, che è un pezzo costruito da Non Una di Meno sulla medicina di genere e sull'importanza oggi di un approccio che porti una prospettiva di genere anche in ambito medico. Parto dalla mia storia, io soffro di vulvodinia e endometriosi. Ho un ritardo diagnostico di più di 10 anni. Per 10 anni ho pensato di soffrire di colon irritabile perché questa era stata la diagnosi sbagliata. Diagnosi sbagliata, terapie sbagliate. Quindi nel frattempo l'endometriosi è peggiorata e all'endometriosi è seguita la vulvodinia come conseguenza dello stato infiammatorio. C'è un problema di formazione della classe medica, perché questo tipo di malattie cosiddette femminili, e ci metto dentro anche la fibromialgia, la neuropatia del pudendo, tutte le forme di dolore pelvico, non sono studiate nelle università e non sono studiate nemmeno nelle specialistiche competenti, con il risultato che non riusciamo ad avere una diagnosi in tempi decenti. Il ritardo diagnostico medio va dai 5 ai 7 anni per tutte. C'è anche un problema di prevenzione primaria nelle scuole, perché poiché manca l'educazione sessuale nelle scuole, manca anche un'educazione alla salute, cioè le ragazze non sono educate a riconoscere i segnali del proprio corpo, a quelli che sono campanelli di allarme fondamentali da ascoltare e da rispettare. Il dolore delle donne è sempre stato normalizzato, il parto su tutti come esempio. Oggi pomeriggio saremo in piazza Duca d'Aosta alle ore 15, in realtà inizieremo alle 15:30 per il presidio sensibile e invisibile, perché quello che vogliamo fare è proprio rendere visibili tutte queste forme di malattia che sono relegate nell'invisibilità e sono relegate nel silenzio, perché quando andiamo negli ambulatori medici noi non siamo credute, è soltanto un bruciore, è soltanto un po' di mal di pancia e i problemi si accumulano nel tempo ovviamente. Quindi saremo in piazza oggi e vi invitiamo, per chi potrà e vorrà, ad unirvi al nostro presidio e alla nostra lotta, perché vogliamo che i corpi delle donne non siano corpi di serie B, che vengano studiati, finalmente studiati, e che i trial clinici e farmacologici si facciano anche sui corpi delle donne, per non parlare poi dei corpi trans, corpi di serie C assolutamente non pervenuti. Non esiste prevenzione per queste persone, e non esistono specialisti in grado di approcciare e curare un corpo che ha affrontato la transizione. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che possiate essere con noi oggi. Ovviamente grazie a Silvia Carabelli, a Non Una di Meno. Si prepara Angelo Pedrini, l'intervento adesso è per le ACLI, Delfina Colombo. Buongiorno a tutti. Forse a tanti, ai più, non appariva evidente che in Lombardia, dove gli ospedali sono considerati un'eccellenza, ci fosse un problema di tutela del diritto alla salute.
Non ce ne siamo accorti, non ce ne siamo accorti quando sono stati chiusi tanti ospedali pubblici, non ce ne siamo accorti quando sono state chiuse le strutture assistenziali di medicina territoriale, non ce ne siamo accorti neppure quando il personale medico è diminuito e neppure quando la spesa pro capite per la sanità ci vedeva ad uno degli ultimi posti in Europa. Forse abbiamo iniziato a preoccuparci quando anche prima della pandemia in Lombardia le liste d'attesa, i tempi di attesa delle prestazioni pubbliche sono diventati una delle problematiche più ingenti della sanità lombarda. Allora sì che ci siamo chiesti, ma che fine ha fatto la libertà per il cittadino di scegliere l'erogatore dei servizi sanitari, caposaldo del modello della sanità lombarda? Ma quale libertà di scelta resta una persona se la sua possibilità di cura appropriata rimane solo quella privata? E per contro, chi non ha una disponibilità economica per rivolgersi alle strutture private è costretto a pagare le proprie cure? Forse a quel punto a qualcuno di noi si è posto il problema che questo sistema lombardo contraddiceva l'articolo 32 della Costituzione, che dice sì che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale, ma dice anche che la Repubblica garantisce le cure gratuite agli indigenti. Ma sicuramente durante la pandemia tutti si sono fatti questa domanda. La morte di tanti amici e parenti ci ha spalancato gli occhi di fronte alla realtà dei fatti. Allora lì sì, ci siamo accorti che non si investiva in prevenzione da tanti anni. La prevenzione era diventata la cenerentola del sistema sanitario. Avete mai sentito più parlare di prevenzione, prevenzione epidemiologica, prevenzione delle dipendenze? Nessun tipo di prevenzione. Ci siamo accorti che non c'erano abbastanza medici di medicina generale. Ci siamo accorti che la questione della salute non è un tema legato a un singolo individuo, ma un tema di comunità e di territorio. In buona sostanza è una questione pubblica. L'avere spostato gradualmente in questo ultimo ventennio il tema della salute pubblica da questione pubblica a questione individuale è uno dei motivi, certamente non l'ultimo, per cui la Lombardia si è rivelata particolarmente fragile di fronte all'emergenza sanitaria del Covid-19. Questo progetto di legge, di riforma della legge sanitaria lombarda, doveva porsi alcuni obiettivi. Recuperare la perdita dell'universalismo delle prestazioni sanitarie, garantire a tutti l'equità di accesso, fermare il depotenziamento degli ospedali pubblici. Ma nei fatti questo non appare. Il testo normativo ora in discussione al Consiglio regionale non produce questi effetti. È sempre una proposta di un modello prestazionistico di stampo individualista, un modello organizzativo che smentisce i principi universalistici. Perché considerare la salute un prodotto del mercato, mettendo in competizione erogatori pubblici e erogatori privati, fa sì che sia il cittadino a pagare la prestazione. Un sistema universalistico dove l'unico finanziatore è il sistema sanitario crea differenze e disparità. Gli stessi modelli di queste benedette case della salute che tanto attendevamo per rivendicare un sistema di presa in carico globale della persona sono ridotti a meri poliambulatori, dove non sono previsti in modo obbligatorio, sentite, non sono previste né i servizi sociali, né i servizi per le dipendenze, né i servizi psichiatrici. Tantomeno la presenza delle realtà del privato sociale che tanto hanno fatto in questa regione. Vado a terminare dicendo che vorrei chiarire che al di là dei pubblici programmi di Regione Lombardia, il progetto di riforma di legge sanitaria ha abrogato o definito facoltativi gli organi che vedevano quantomeno la consultazione degli enti del terzo settore, non dando al terzo settore la possibilità né di coprogettare né di coprogrammare queste facoltà che gli sono state riconosciute addirittura da una sentenza della Corte Costituzionale. È evidente che siamo di fronte alla necessità di un cambiamento di una visione antropologica. Termino citando quello che disse in modo profetico oltre 20 anni fa il cardinale Carlo Maria Martini nel 1999. Durante la prima conferenza nazionale sulla sanità a Roma. Le disuguaglianze e le ingiustizie non possono essere più viste come il risultato di una qualche finalità naturale. Esse sono piuttosto riconosciute come opera dell'uomo e del suo egoismo,
come opera dell'uomo, il dubbio che possono figurare le ingiustizie provocate, accentuate da un sistema sanitario pensato più come impresa che come servizio, accessibile solo a chi è dotato di mezzi, svuotato dei legami col territorio, forgiato su un modello di sanità come una qualsiasi azienda, la salute come il prodotto e il malato come un cliente. Già 20 anni fa, Delfina Colombo delle Acque, grazie, si prepara Nadia Riva, e invece dopo lo spruzzo interviene Angelo Pedrini a nome del sì al COBAS, a nome di anche di altri comitati. Si sente, sì. Ovviamente la mia voce non rappresenterà tutto lo scenario dei sindacati di base che hanno indetto lo sciopero l'11 ottobre scorso, però credo che la questione, diciamo, della sanità pubblica, del rilancio della sicurezza siano due temi su cui si discute tanto. Il problema è come fare concreti passi avanti. Io ora non voglio prendere a prestito la questione elezioni, che so benissimo essere un elemento principale, però se noi non riusciamo a mettere in moto delle risposte sui territori per difendere quello che c'è e per discutere i processi e i progetti che stanno arrivando e a discutere e a reagire cercando di fermare queste distruzioni che vanno avanti. Io faccio due aspetti, prevalentemente vivo nella Martesana, a Cassano d'Adda doveva venire la Moratti, che poi non è venuta a inaugurare un ospedale, davanti, dietro non c'è più nessuno perché lì c'era la fisioterapia e durante il Covid giustamente li hanno chiamati a Melzo, ma non c'è più la possibilità che tornino indietro perché a Melzo già mancava delle persone. Poi il cane che si morde la coda e lo svuotamento continuo attraverso la privatizzazione che diventa necessaria perché altrimenti il servizio non c'è più, è una cosa con cui facciamo i conti, credo, nei territori tutti i giorni. Però dobbiamo essere in grado di portarle, come dire, da una parte nelle aziende, dall'altra parte nel mercato, come si diceva una volta, ma in qualche modo di rendere questi processi, che sono processi quotidiani di sgretolamento della sanità pubblica, elementi su cui reagire e utilizzarli per rilanciare questa campagna per una possibilità, diciamo, di avere altre soluzioni, diverse alternative. Naturalmente gli esempi di questo genere potrebbero essere, hanno appena chiuso a Melzo la psichiatria, piuttosto che ognuno conosce nel suo territorio, credo, elementi di questo genere. Su questo noi, credo, solo se lo facciamo collettivamente, se tutti quelli che sono qui oggi e altri che incrociamo domani possono mettersi in moto, possiamo costruire una alternativa a quello che hanno progettato, e sicuramente la Moratti è, come dire, il braccio lungo delle privatizzazioni ed è sicuramente capace, dobbiamo dargli atto da questo punto. Siamo noi che dobbiamo essere più capaci di reagire collettivamente e di costruire delle risposte. Faccio solo due aspetti sulle questioni del lavoro, senza toccare le questioni delle morti, degli incidenti, che purtroppo drammaticamente di questo, diciamo, è l'elemento centrale. Però perché dentro i posti di lavoro sempre più noi troviamo persone che si pongono il problema di non avere l'assicurazione welfare contrattuale? Che cosa sta succedendo? Adesso in due esempi banali, credo che questa cosa significa distruggere il contratto, quel pezzo del contratto nazionale fatto categoria per categoria. Non c'è un'alternativa, perché noi abbiamo subito per i metalmeccanici a gratis, con Meta Salute, con l'estensione dopo la firma di Landini, con l'estensione, la detartarizzazione, cioè tutti i metalmeccanici potranno avere i denti puliti. Ma secondo voi li hanno fatti come li faceva il dentista tradizionale, che magari si beccava 100 euro o 70, ma quello lì che l'ha preso da Cometa i soldi, ne ha presi 36, invece di fare 5 operazioni ne ha fatte 3. È chiaro? Quindi vuol dire che faceva meno lavoro, se ne faceva 5 le faceva gratis, ma dopo 2 anni ha detto io torno a lavorare con il resto. Quindi stanno rovinando anche la cosiddetta qualità del lavoro, professionalità e cura effettiva, perché se fai 3 cose su 5 è come se porti la macchina a riparare dal meccanico e non ti fa tutto il tagliando, è chiaro che poi qualcosa subisci. Quindi anche dal punto di vista della salute noi non riusciamo, dobbiamo riuscire a rovesciare questo
elemento che sembra un passo avanti, in realtà un passo indietro divisivo tra i lavoratori, perché poi ogni categoria ha una sua, come dire, assicurazione che rende in modo diverso, che funziona in modo diverso. Quindi questo aspetto è un aspetto che non può non essere collegato alle questioni della sanità pubblica. La risposta deve essere lì e quindi noi dobbiamo rovesciare questo. Non sarà cosa assolutamente semplice. Voglio solo aggiungere una cosa che riguarda il fatto che tra le tante malattie professionali non riconosciute, su cui da tempo ognuno cerca di darsi da fare, ma si fanno veramente pochi passi avanti, noi abbiamo una situazione per cui molti lavoratori, lavoratrici, a fronte di o una contestazione disciplinare o un sovraccarico di stress, dicono: io me ne vado da questo posto di lavoro, vado da un'altra parte. E io che faccio l'ufficio vertenze per il SIA, il COBAS, ma chiunque di voi che lo dice, ma dove vai e cosa pensi di trovare di meglio? E questo non ha una risposta, dice: meglio di questo sarà perché riparto da zero. Può darsi che la novità aiuti psicologicamente, ma in realtà il fatto che ognuno abbandona la sua azienda senza fare una battaglia, per fare sciopero, per contrastare, per protestare, per organizzare, riduce le possibilità per tutti di avere un avanzamento. Questo aspetto è un aspetto che ovviamente, adesso io un esempio banale, però io in 11 anni ho fatto 1000 ore di sciopero nelle fabbriche dove ero, tutte riuscite. È chiaro che chi fa 10 anni di lavoro e non fa neanche un'ora di sciopero, anche solo per questo ha lavorato 1000 ore in più e ha subito il capo, ha subito la direzione, ha subito le divisioni molto tempo. Allora la sanità pubblica è un aspetto che ovviamente è un obiettivo, ma dall'altra deve intrecciare anche delle condizioni sociali e un miglioramento, perché se non c'è anche un miglioramento nelle condizioni di lavoro e nelle condizioni sociali, questo aspetto non c'è. Io vi ringrazio. Grazie Angelo Pedrini del SIA COBAS. Cristina, ovviamente. Quanto ricordiamo sempre che ci può firmare al banchetto per la petizione internazionale sui vaccini, ma anche che c'è la cassetta che gira per il, come dire, l'autosostegno. Allora si prepara Norberto Cesarani, giustamente, invece l'intervento è di Nadia Riva del Comitato di Difesa Sanità Pubblica Milano Città Metropolitana Sud-Ovest. Ciao a tutti, quindi parliamo un po' di territori e dell'esperienza nei territori. Il Comitato per la Difesa della Sanità Pubblica Nord-Ovest, Città Metropolitana, nasce circa 3-4 anni fa per opporre la decisione della Regione Lombardia del 2017 di dismettere 2 ospedali, San Carlo e San Paolo, e costruirne uno con uno nuovo con meno posti letto. Abbiamo raccolto migliaia di firme davanti agli ospedali, anche online, che sono state depositate in Regione. Durante questi anni siamo stati presenti con presidi volantinaggi davanti alle 2 strutture ospedaliere per informare e controinformare i cittadini delle zone 5, 6 e 7. Il Comitato ha affiancato e sostenuto le lotte dei lavoratori per difendere le loro condizioni di lavoro. Insieme a loro abbiamo partecipato a scioperi e assemblee, presentato esposti su vicende gravi che si sono verificati nei 2 ospedali anche durante la pandemia e il lockdown. Il progetto di chiusura dei 2 ospedali sembra essere archiviato da parte della Regione. Questo è stato possibile grazie alla mobilitazione di questi anni, a cui hanno partecipato anche realtà sociali di movimento che lavorano nei nostri territori. Ricordo ZAMA, GTA, Gratosol, solo per citarne alcuni. Però la storia non finisce qui. La delibera del 6 luglio 2021, approvazione delle linee di progetto per l'attuazione di case e ospedali di comunità della città di Milano, recita così: il municipio 6 è interessato da futuri progetti di revisione dell'offerta ospedaliera. In particolare è emersa la volontà di avviare un progetto di sviluppo che prevede la concentrazione dell'alta specialità a San Carlo e la conversione del San Paolo in un polo di degenza a bassa intensità e cure intermedie, e quindi attivare un ospedale di comunità presso San Paolo. Si tratta di un intervento che può essere finora programmato per un disegno omogeneo nelle reti delle case della comunità, ma che non potrà essere realizzato e finanziato
realizzato nell'ambito del PNRR e nella prima fase di realizzazione del progetto e che pertanto non è compreso nel quadro economico finanziario. Comunque un'idea ce l'hanno, quindi la partita è ancora aperta rispetto a questi dati. Come comitato aderiamo e lavoriamo sia col comitato lombardo che col coordinamento nazionale per il diritto alla salute. Abbiamo avviato insieme a altri tre comitati territoriali, Lodi, Sesto e Martesana, una vertenza presso l'ATS Città Metropolitana su quattro importanti questioni: medicina di medicina generale, liste di attesa, ospedali e medicine territoriali. Dopo un primo incontro fatto a luglio stiamo lavorando per averne uno a breve dove entrare più nel merito le questioni poste. Per concludere, durante i mesi estivi abbiamo collaborato e sostenuto con presidi la battaglia sulla mancanza dei medici di medicina generale nel quartiere Giampellino, municipio 6. Insieme alla farmacista della zona che si è spesa in prima persona per trovare una soluzione che è di competenza dell'ATS Regione. L'ATS e la Regione si sono rimbalzate le responsabilità e l'unica soluzione trovata è stata di dirottare i pazienti verso medici più lontani, aumentando il numero di assistiti a discapito della qualità del servizio. Dopo ripetute sollecitazioni, non certo grazie all'intervento degli enti proposti, si è riusciti a trovare una dottoressa disponibile a venire a Giampellino, ma il suo trasferimento richiede procedure complicate e ancora una volta, a parte qualche promessa, il problema non è risolto. Addirittura le persone, parliamo di persone anziane, fragili, con patologie croniche e con pensione minima, erano disponibili a contribuire economicamente alla spesa dell'affitto dello studio medico pur di avere il diritto. Abbiamo anche inviato una lettera alla ATS Bande Nere chiedendo che venga ripristinato il servizio in presenza, non solo per appuntamento, tra l'altro molto complicato da prendere. La salute non è una merce, la sanità non è un'azienda, la parola d'ordine è unificante in tutte le nostre mobilitazioni e la piattaforma dei 22 punti deve essere sostenuta facendola vivere nei territori, intercettando i bisogni di salute delle persone, costruendo un percorso comune nei singoli territori e collegando le diverse mobilitazioni e iniziative. Ciao a tutti. Grazie Nadia Riva, Comitato di Difesa Sanità Pubblica Milano Sud Ovest. Si prepara l'Arci dietro di me e invece adesso ascoltiamo Norberto Cesarani per il Partito della Rifondazione Comunista. Buongiorno a tutte e a tutti, molte cose sono già state dette. Siamo qui a parlare in un momento in cui il governo nazionale ha deciso di uscire dalla pandemia subordinando le ragioni della salute a quelle dell'economia. La stessa modalità con cui viene gestita la campagna vaccinale, tutta la vicenda del Green Pass, qui a testimoniarlo. Quindi già di questo noi dobbiamo sapere e tenere conto. Però noi siamo in Lombardia e dobbiamo anche riflettere appunto sulla unicità del modello lombardo, il quale è stato ovviamente messo in ginocchio dall'emergere della pandemia. Bisogna anche riflettere su come scientificamente nel corso degli ultimi 25 anni, perché fino al 1997, magari ai più giovani sembra strano, anche in Lombardia c'era un sistema sanitario universalistico, efficiente, pubblico, basato appunto sui principi dettati dalla legge 833, su come questo modello è stato stravolto e siamo arrivati quindi al modello attuale di quasi mercato, dove soprattutto è la deriva di senso che colpisce. Da un punto di vista generale, in sostanza, ci è stato sottratto lo status di cittadini titolari del diritto alla salute e siamo stati relegati a clienti all'interno di un quasi mercato dove siamo solo in grado di poter scegliere delle prestazioni sanitarie all'interno di un orizzonte dove i contorni tra il pubblico e il privato sono sempre più sfumati. Oggi noi abbiamo questa fase in cui viene discussa la riforma della legge 23. La legge 23 è quella che attualmente regolamenta il mercato sanitario lombardo
e le modalità con cui Regione Lombardia la vuole riformare sono assolutamente inaccettabili. Si parte da questo decantato approccio One Health, cioè riformulare le esigenze della salute per le persone, per l'ambiente, per gli animali, ma in realtà quello che si ripresenta è lo stesso impianto della Maroni e della legge 31 di Formigoni, quindi la sussidiarietà orizzontale, il mercato libero, l'apertura al privato. Dobbiamo quindi contrastare in ogni modo questa cosa e trovare la necessaria unità di azione per essere incisivi e portare avanti questa battaglia. Vedo qui le opposizioni istituzionali presenti in Consiglio regionale, quindi credo sia importante che su questa piattaforma e senza tentennamenti si possa portare avanti una battaglia di opposizione. I 35.000 morti della Lombardia sono morti che devono farci riflettere, sono morti a cui dobbiamo dare giustizia e dobbiamo tutti trasformare il dolore individuale e sociale che tanti di noi hanno subito in una presa d'atto collettiva. Solo se riusciremo a fare questo potremo dare e contribuire alle condizioni per arrivare anche a una trasformazione politica nel 2023. Grazie a tutti. Grazie Roberto Cesarani, Rifondazione Comunista. Si prepara Vittorio Agnoletto. Giulio Franchini. Arci, Milano, Giulio Franchini, Spruzzato. Ciao a tutte e tutti, mi chiamo Giulio e sono un dottorando del Politecnico di Milano, sono del circolo Arci lato B e sono un consigliere di Arci Milano. Come Arci abbiamo partecipato alle altre piazze in difesa della salute pubblica, denunciando continuamente che il diritto a fare profitto sulla salute delle persone non dovrebbe esistere. Eppure, durante la pandemia abbiamo visto continui attacchi a quello che dovrebbe essere un diritto non negoziabile. Abbiamo assistito impotenti alla mancata istituzione della zona rossa sotto le pressioni di Regione Confindustria. Abbiamo visto parole d'ordine come Milano non si ferma quando eravamo sull'orlo della catastrofe. Abbiamo visto le pressioni di Confindustria per riaprire le attività lavorative, nonostante gli studi dimostrassero chiaramente che i luoghi di lavoro erano luoghi di grande contagio. Abbiamo sentito le parole di Letizia Moratti, che sosteneva criteri economici alla base della distribuzione dei vaccini. Abbiamo assistito impotenti alle riaperture di bar e ristoranti, mentre le porte dei nostri circoli rimanevano chiuse. In altre parole, abbiamo assistito alla plastica rappresentazione della supremazia del diritto di alcuni ad arricchirsi sopra il diritto di tutti gli altri di non morire e star male. Una schifosa gestione manageriale con l'unico obiettivo di favorire i profitti di alcuni sopra la salute di tutti. Una gestione tristemente avallata dal governo, specialmente dall'insediamento del cosiddetto governo dei migliori, che sotto una finta pacificazione cerca di ributtare sotto al tappeto tutta la polvere che la pandemia aveva portato alla luce. Durante la pandemia abbiamo visto tante esperienze positive, un'incredibile attivazione della società civile in tantissime città, grandi e piccole, un'enorme spinta di solidarietà. Come Arci siamo stati promotori del progetto Aiutarci Milano ed oltre a noi ci sono state l'esperienza delle brigate, sportelli gratuiti di ascolto psicologico e tante altre iniziative di cura e solidarietà. È stato evidente che nella società esiste ancora una parte che intende prendersi cura gli uni delle altre per il semplice motivo che è giusto, senza avere lo scopo di guadagnarci sopra. Così era stato pensato il nostro sistema sanitario nazionale, denominato universale, affinché tutti potessero avere accesso alle cure. Lo smembramento di quella grande conquista è sotto gli occhi di tutti. Lista di attese lunghissime, mesi, quando nel privato ci vogliono pochi giorni, magari usando proprio le stesse strutture pubbliche. Il meccanismo perverso tramite il quale si è permesso ad aziende private di lucrare sulla salute pubblica è semplicemente un abominio. E la nostra regione è prima della classe in schifezze su questo tema. Non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere. Abbiamo bisogno di piazze come questa ed abbiamo bisogno di continuare questa battaglia per una società più giusta, dove la salute non sia ridotta a merce e sia effettivamente intoccabile,
dove le attività sociali e ricreative abbiano piena legittimità nella società, almeno al pari di quelle produttive. Una società che fugga il paradigma produci, consuma e crepa con cui siamo stati martellati durante la pandemia. A me piace usare il termine società della cura, ad evidenziare il fatto che il benessere di una società non si misura con il PIL, ma con la sua capacità di non lasciare indietro nessuno. Grazie a tutte e tutti. Giulio Franchini, grazie, dell'Arci Milano. Si prepara Fabio Pizzul per il Partito Democratico, interviene Vittoria Agnoletto per l'Osservatorio Coronavirus. Dopo 16 mesi siamo tornati in Piazza Duomo. Dopo il 20 giugno, dove eravamo qua a denunciare il disastro compiuto dalla Giunta Fontana. Noi non dimentichiamo 35.000 morti di Covid in Regione Lombardia. Siamo la regione in Europa che ha avuto il maggior numero di decessi in rapporto alla popolazione. E se fossimo una nazione saremmo al secondo posto dopo il Perù. Noi non dimentichiamo e ci chiediamo quanti di quei morti avrebbero potuto essere oggi in vita con un diverso servizio sanitario centrato sulla sanità, sulla salute per tutti e non invece sul profitto. Io credo diverse migliaia. Io credo che possiamo dire che Fontana, Gallera e tutta la giunta regionale sono stati responsabili diretti di migliaia e migliaia di morti. Noi non possiamo dimenticarci i colleghi che in ospedale hanno dovuto decidere: questo non possiamo curare, quest'altro deve aspettare perché non abbiamo strumenti per tutti. Non possiamo dimenticare le persone rinchiuse in casa ad aspettare un tampone la primavera scorsa del 2020, mentre il privato, l'abbiamo denunciato a Radio Popolare, offriva tamponi a più di 300 euro con la connivenza della giunta regionale. Noi non possiamo dimenticare questa situazione incredibile che prosegue ancora adesso, quando tutta la regione, la sanità regionale lavorava unicamente sul Covid e le persone che avevano le altre patologie non potevano e non possono essere curate e avevano di fronte solo due scelte. La prima, non curarsi, e la società di oncoematologia ha testimoniato un sacco di morti in più, non da Covid, ma come conseguenza di un servizio sanitario che ha abbandonato i malati non Covid. O l'altra possibilità era quella di andare a farsi curare dalle strutture private. Strutture private che hanno guadagnato tantissimo nella fase della pandemia, nella fase più acuta. E parliamo anche delle strutture private accreditate che hanno aspettato due settimane prima di mettersi in gioco di contrastare il virus. E a questo punto la nostra regione deve fare una nuova legge sulla sanità. Tutti ci aspettiamo che vada a potenziare la sanità territoriale, che limiti la sanità privata, che oggi già utilizza il 40% dei soldi pubblici destinati alla sanità. Cosa fa la regione? La regione spinge ancora di più sul privato. Abbiamo ottenuto che finalmente la Genas abbia obbligato la regione a dire: anche in Lombardia ci vogliono i distretti sanitari, anche in Lombardia ci vogliono le case della salute, anche in Lombardia ci vogliono gli ospedali di comunità. E la regione che fa? Dice: le case della salute, gli ospedali di comunità possono essere gestiti dal privato. No, il privato guadagna sulla malattia, il privato guadagna sui malati, non guadagna sulla salute. Non ci sono i medici di famiglia, non ci sono nei paesini, non ci sono nei quartieri di Milano, a cominciare dal Giambellino. Non è un caso, non è un caso. La regione non li ha messi in condizione di poter lavorare, non ha utilizzato i fondi per poter organizzare degli studi insieme con medici, non ha messo a disposizione i ruoli amministrativi. C'è una responsabilità principale e precisa anche della regione. Guardate che senza medico di famiglia
non sia neanche la ricetta. Senza medico di famiglia non ti curi, perché l'anziano, il pensionato, già ha difficoltà a pagare il ticket, figuriamoci se può pagare le cose privatamente. O vogliamo parlare di come hanno ridotto, e non c'è una parola in più su questo nella riforma, nella controriforma, la medicina del lavoro. Quando c'era da andare a ispezionare cosa veniva nei luoghi di lavoro, se erano mantenute le distanze, hanno pochi, nonostante le loro proteste, i medici del lavoro. O vogliamo dire che cosa accade con l'assistenza domiciliare? Io sono convinto che anche qua tra di noi molti hanno amici, parenti a casa che hanno bisogno di assistenza e sono abbandonati, e a quel punto se qualcuno sta male va in ospedale, ed è così che si sono riempiti i pronto soccorsi, è così che si sono riempiti gli ospedali. E che cosa abbiamo invece sul nostro territorio? Che le strutture di sanità privata offrono la possibilità di una visita a casa più un paio di esami a 500 euro. Ma chi li può tirare fuori? 500 euro. Stiamo andando verso una sanità assolutamente di classe, esattamente su quello che è il modello degli Stati Uniti. Allora noi dobbiamo essere chiari e dire che quelli che siamo qua, tutti quanti, abbiamo un obiettivo preciso. Noi li vogliamo mandare a casa, a casa. Noi l'avevamo chiesto al governo, avevamo raccolto 100.000 firme per il commissariamento. Il governo non l'ha fatto, lo faremo noi al massimo tra 15 mesi. E per essere chiari e precisi, loro, Fontana, Gallera e Moratti, loro sono la malattia, noi siamo la cura dei cittadini, delle cittadine, la cura di ogni persona. Loro sono il profitto di pochi, noi la salute di tutti. Riusciremo a mandarli via, grazie. Grazie Vittorio Agnoletto. Si prepara Roberto Guaglianone. Interviene Fabio Pizzul, che è il capogruppo al Consiglio regionale per il Partito Democratico. Grazie per la sanificazione, tutte le regole vanno rispettate. Non vorrei vivere in un paese in cui è più facile avere e usare una pistola piuttosto che essere curati in maniera gratuita. Preferisco vivere in un paese come il nostro, l'Italia, che ha un articolo della Costituzione, il 32, che dice che il diritto alla salute è universale e che ha una legge che risale al 1978 che dice che il sistema sanitario nazionale garantisce a tutti le migliori cure possibili. Purtroppo però vivo in una regione che ormai da più di 20 anni non garantisce l'applicazione di quel principio che c'è nella Costituzione e di quella legge del 1978 che vale anche per la Lombardia. Perché non lo garantisce? Perché purtroppo qui in regione le diverse leggi che si sono succedute dal 95 per arrivare poi al 2015 e anche quella che è attualmente in discussione e che discuteremo in Consiglio regionale a partire dal 10 novembre, non garantiscono queste leggi la piena applicazione delle normative nazionali. Perché? Primo, non garantiscono l'universalità, perché qui in Lombardia non c'è la libertà di scelta per tutti, ma c'è la libertà di scelta per chi ha relazioni e amicizie o per chi ha i soldi per potersela permettere. Non aggiungo altro perché Vittorio Agnoletto prima lo ha esplicitato in maniera chiarissima. Secondo, c'è una sanità che non è vicina ai cittadini, perché bisogna andare in ospedale per qualsiasi cosa. Noi abbiamo bisogno di una sanità di prossimità che arrivi fino nelle case dei cittadini. Terzo, abbiamo una sanità che purtroppo non garantisce a tutti ciò di cui hanno bisogno. Non c'è una appropriatezza di cura,
non c'è la possibilità di avere una relazione di cura tra medici e pazienti, ma c'è una relazione di cura che è dominata dal criterio economicista, per cui se stai nel budget e se fai guadagnare abbastanza al tuo ospedale, meglio se privato, hai le porte spianate e aperte, altrimenti ti arrangi. E allora, a partire da questi tre principi, l'universalità, la prossimità e l'appropriatezza di cura, la relazione di cura, come PD saremo in aula a partire dal 10 novembre per contrastare questa riforma che la Moratti ha costruito senza cambiare nulla delle storture che hanno fatto sì che non rispettassimo la Costituzione e la legge del 1978 in Lombardia. E lo faremo presentando una visione di sanità per arrivare alle elezioni del 2023 con un progetto alternativo che ci permetta, come abbiamo sentito più volte da questo palco, di portare nel Consiglio regionale non gli interessi di qualcuno o gli affari di qualcun altro, ma i beni comuni e i diritti fondamentali dei cittadini a partire da quello alla salute. E dobbiamo farlo con il contributo di tutti. E chiudo salutando con grande favore il fatto che oggi qui in piazza ci sono tantissime sigle, tantissime realtà che sono diverse, che su alcune cose giustamente la pensano in maniera diversa, ma hanno un obiettivo comune, che è il bene dei cittadini lombardi e il diritto alla salute, che può essere garantito attraverso l'apporto di tutti. E guardate, c'è un privato in Lombardia che ha fatto affari e continua a fare affari sulle spalle dei cittadini. C'è un privato che è il privato no profit ed è il terzo settore, di cui abbiamo estremo bisogno per poter garantire la prossimità di cura a tutti i cittadini. Dobbiamo metterci assieme e se cammineremo assieme a partire da oggi, credo che da qui al 2023 potremo avere delle belle sorprese e fare dei bei regali ai cittadini lombardi. Grazie di esserci e avanti così. Grazie Fabio Pizzu, il capogruppo al Consiglio regionale per il Partito Democratico. Si prepara Donatella Albini, e invece interviene per il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto. Roberto Guaglianone, benvenuti. Hanno già detto tante cose le persone che hanno parlato prima. Visto che arriviamo dai territori, io penso che adesso sia importante parlare di tutto quello che dobbiamo fare o continuare a fare da oggi, perché la prossima volta una piazza come questa si riempie ancora di più. E la parola d'ordine è una sola: dobbiamo continuare a lavorare sui territori per favorire più che si può la partecipazione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, per aumentare la consapevolezza di chi oggi non è qui in piazza, di chi oggi non è qui in piazza, per fare in modo che arrivi consapevolmente. Dobbiamo spiegare nei territori che cosa sta succedendo nelle singole località. In provincia di Varese, in quella parte della SST della Valle Olona, abbiamo unito le forze dei comitati locali che si occupavano ciascuno del proprio piccolo territorio, avendo capito che solo mettendo insieme le lotte contro l'ospedale unico di Busto e Gallarate, una situazione che non è solo uno scempio dei posti letto, non è solo uno scempio urbanistico, è addirittura sotto le indagini che coinvolgono, compresa la DIA, tutta una serie di personaggi della politica locale. Abbiamo capito che solo l'ospedale di Saronno non poteva essere difeso, il piccolo ospedale di Angera e l'ospedale di Somma Lombardo, ma che tutti insieme dovevamo metterci in rete per fare in modo che nel livello territoriale si cominciasse a percepire che quando verranno reistituiti i distretti, che come ha detto Vittorio abbiamo costretto Agenas a far ricostituire, siano dei luoghi veri, e che quando ci saranno le case della salute o case della comunità e gli ospedali non siano luoghi innanzitutto gestiti dal privato, ma anche messi lì e non ragionati insieme alla cittadinanza, perché dobbiamo partire dai bisogni dei cittadini,
dalle indagini epidemiologiche, dobbiamo partire dal fatto che siamo noi stessi, che dobbiamo andare dai nostri sindaci e dirgli che cosa devono fare dentro lì insieme alla regione, altrimenti avremo ancora delle strutture vuote di contenuto dove cambieremo solamente la targhetta che ci sta fuori, e invece dobbiamo dirgli quali sono i determinanti della salute che vogliamo salvaguardare. Vogliamo unire il sociale, il sanitario, il sociosanitario, perché questo significa partire anche da bisogni che sono quelli economici delle persone che sono tagliate fuori dall'accesso alla salute, che sono quelli che hanno a che fare con l'inquinamento che uccide pesantemente nei nostri territori e che deve essere monitorato e contro cui devono essere agite delle politiche anche locali e non solo sovralocali. Dobbiamo riempire di contenuti dal basso le strutture che nasceranno e monitorare affinché non siano solo pubbliche, completamente pubbliche, ma che siano indirizzate verso i reali bisogni dei cittadini, perché in questi anni ci hanno abituato che non si parte dai nostri bisogni di salute, ma si parte dal bisogno di profitto. Allora noi siamo la cura, loro sono il profitto. Dobbiamo prenderci l'impegno di essere qui molti di più al prossimo giro, e questo lo potremo fare solo se nei territori saremo in grado di rendere sempre più coscienti un sacco di persone di questi diritti che ci stanno negando. Questo è il nostro pezzo di esperienza che vogliamo mettere a disposizione di un percorso in cui crediamo, in cui siamo coinvolti da sempre e in cui continueremo a lottare per il diritto alla salute di tutte e di tutti. Grazie. Grazie Roberto Guaglianone del Comitato per il diritto alla salute di Varesotto. C'è un meraviglioso fuori programma, non è un intervallo, è un intervento politico, è la banda degli Ottoni a scoppio. Thank you.
Grazie, la banda degli ottoni a scoppio. Intanto io faccio il... Grazie, abbiamo superato più della metà degli interventi, dico la piazza. Risaliamo, soprattutto risale Donatella Albini. Esatto, forse è meglio se salgo prima io. Donatella Albini per Sinistra Italiana, grazie mille, da Brescia. Scusate, ma oggi ho questa scialtalgia che non mi ha impedito di venire. Naturalmente grazie a tutti e a tutti. Io penso, sono la di Sinistra Italiana, sono una donna, sono una medica, sono delegata alla sanità del comune di Brescia. Quindi io sono tutte queste cose come moltissime donne e uomini qui presenti insieme a noi. Io credo che una nuova legge sanitaria regionale deve garantire il diritto alla salute, l'abbiamo detto. È previsto dall'articolo 32, ma si deve riferire ai principi degli articoli della 833 del 78. Noi sappiamo bene che questa legge è stata ferita negli anni per le controriforme che si sono succedute, per la creatività di alcune regioni che hanno azzerato di fatto i suoi compiti. Abbiamo visto quanto la modifica del titolo quinto ha azzerato l'equità di accesso ai servizi, l'universalità. È stato detto bene prima di me. L'abbiamo visto soprattutto nella pandemia, quando ci siamo accorti improvvisamente che nessuno faceva i tamponi, che le persone morivano a casa. Io lo so, perché le persone, quando erano in difficoltà a marzo dell'anno scorso, non chiamavano i medici di base che non c'erano. Chiamavano il sindaco, chiamavano me. Non abbiamo le bombe di ossigeno, stiamo morendo a casa, la mamma non c'è, non risponde. Noi partivamo come comuni con i servizi sociali a bussare a ogni porta. È quello che è stato fatto. Nella nuova riforma cosiddetta, meglio controriforma, non c'è una parola sull'autorevolezza dei comuni, che sono i luoghi dove le esistenze ci sono, dove vengono tracciate. Io credo che questo sia un problema cardine. L'autorevolezza delle istituzioni del paese parte dai comuni, non solo dalle assemblee legislative, perché è lì che le persone vivono e sanno a chi rivolgersi. Certo, noi serve un forte governo pubblico, certo. Quando il nostro ospedale il 22 di febbraio era pieno e non ce la facevano più le persone a casa, le nostre strutture private accreditate sono entrate 15 giorni dopo, è stato detto. Perché? Perché avevano bisogno di accreditarsi con dei soldi per fare l'emergenza. E ancora adesso i grandi ospedali pubblici sono hub per il Covid, ma gli altri sono Covid free, per cui la gente va a curarsi dove il Covid non c'è. Qualcuno lo dica anche in regione. Lo dica come opposizione, lo dica per protestare, perché le liste d'attesa, guarda caso, sono maggiori nel pubblico che nel privato accreditato. E chi non può permettersi, come è stato detto, il privato, continua ad aspettare e si aggrava e perde anni di vita. Questa è la vita delle persone che noi conosciamo. Naturalmente adesso c'è l'altra creatività del... il regionalismo differenziato, ma voi ne avete mai sentito parlare nella stampa, dai parlamentari che eleggiamo al nostro Parlamento? Sta consumandosi nel silenzio e non è partita solo da giunta, regioni congiunte di centrodestra, purtroppo, dico io. Però parliamone, confrontiamoci, riprendiamo la parola politica e costruiamo un'alleanza tra partiti, ovvio,
perché i partiti hanno un ruolo fondamentale, senza problemi di gerarchia o di autosufficienza. I pensieri hanno tutti lo stesso valore. E un'alleanza con le persone come voi qui, con le associazioni, ma anche con le persone nei quartieri, nei municipi, che hanno bisogno di noi. Io ho parlato nei miei quartieri della PIC, sarà stato un caso della presa in carico, ma a Brescia le persone che hanno aderito alla PIC sono state meno del 40%. Ho fatto un'informazione precisa, sì. Ho detto le storture, sì, e ho parlato. Dobbiamo tornare a rincontrarci con queste persone. È chiaro che questa riforma non va bene. Una regione che dà quasi il 50% delle proprie disponibilità sulla sanità al privato, insomma, qualche problema c'è e lo viviamo su tutti e tutte noi sulla nostra pelle. Però rappresento un partito nel primo ruolo che vi ho detto, che non è neppure presente dentro la regione, quindi non voglio che sembra una critica alla mia, come dire, perché tanto non ci sei. No, io credo che pur quanti emendamenti si possano fare a questa bozza di riforma, è una bozza di riforma che non va bene, bisogna picchiare i pugni sul tavolo, ribaltare il tavolo e dire no, non basta un francobollo messo qua e là, soddisfare il problema di uno, la richiesta di un altro. Si dice no. A me è successo, essendo eletto in consiglio comunale nella mia città, non è grandissima, però 200.000 abitanti, di aver detto dei no forti e chiari. Sono dei messaggi per i cittadini e le cittadine, ridanno fiducia. Avete visto cosa è successo con le ultime elezioni? Noi dobbiamo dire dei no chiari e dei sì altrettanto chiari, con le proposte nostre, con i nostri pensieri. E finisco davvero solo su due cose. È già stato detto, a noi comuni è stato detto, queste sono le case della comunità, delle bandierine su una cartina geografica. Però si sono accorti, perché partono dalle strutture che hanno, perché con i comuni non interloquiscono prima, quindi con i cittadini. Si sono accorti, io ho una fetta di città di 40.000 abitanti che non ha casa della comunità. Ho una fetta della provincia, che forse conoscerete per il vino, che è una Franciacorta, che non ha case di comunità. E alla mia richiesta in consiglio di rappresentanza dei sindaci, sapete, gli organi ATS, in cui i comuni vengono solo consultati, tra parentesi, nell'ultimo anno, se non chiedevo io la convocazione, non ci convocavano neppure, perché è proprio un maquillage estetico la presenza dei comuni. Bene, ci hanno detto, verremo forse a dicembre, se i comuni ci danno una mano. Cioè è proprio una riforma disastrata, lontanissima dalle vite dei cittadini e delle cittadine. E poi i medici di medicina generale non ci vogliono mica entrare, stiamo facendo nei muri, avete letto cosa dicono i sindacati dei medici? Poi c'è la lettera dei 150 medici di medicina generale, per esempio, che chiedono di avere un contratto di dipendenza. Non sono tutti d'accordo. Ma noi che abbiamo questa visione ci vuole diversa, che cosa sosteniamo? Questi medici che stanno scrivendo al ministro per avere un contratto di dipendenza, o siamo d'accordo con i medici di medicina generale e i loro sindacati che dicono no, però stiamo fuori, non entriamo nelle case della comunità che sono vuote per ora, perché non si parla, si parla di collaborazione con i servizi sociali, ma non di presenza ai servizi sociali. Finisco solo con un appello, è un appello che va al di là di Milano, Brescia, la Lombardia, l'Italia. È stato citato prima il vaccino di Cuba Sobreana, a cui ho collaborato, sapete, un nostro ricercatore. Cuba sta morendo lentamente per il Covid perché non hanno nulla. Italia-Cuba si sta rivolgendo a tutti, si è rivolta anche a noi. Siamo riusciti a rimbarcare pancali di materiale sanitario, di farmaci. Ecco, io credo che questo non è, è il mio intervento finale, la mia parte finale, ma se parliamo di solidarietà, che non è un atto caritatevole, ma è un gesto politico di grandissima levatura, è chiaro che se noi parliamo di solidarietà, dobbiamo averla e l'abbiamo con la nostra pratica quotidiana di lavoro e di pratica politica con le persone che vivono accanto a noi, ma dobbiamo averla anche per i cubani. Grazie di cuore.
Grazie a Donatella Alpini. Per Sinistra Italiana ricordiamo Donatella Alpini anche delegata del sindaco di Brescia per la sanità, ed è per quello che vi raccontava. Si prepara intanto Achille Zasso e interviene invece Melissa Oliviero per la CGIL dopo sanificazione. Oliviero. Grazie. I prossimi giorni sono importanti per la nostra regione perché si discuterà la nuova riforma sanitaria, una riforma che dovrà trasformarsi in una legge che deve essere assolutamente rivista, perché vanno date delle risposte a tutti quei cittadini che non hanno trovato e continuano a non trovare risposte adeguate all'interno di questo sistema sanitario regionale. E questi cittadini sono tanti, perché già prima del Covid questo sistema ha mostrato la propria inadeguatezza. Per questo ciò che è accaduto qui in Regione Lombardia non ha avuto eguali in nessun'altra regione del nostro paese. E non è un caso. E la ragione è che questo sistema è un gigante dai piedi d'argilla, perché sono troppi anni, sono 25 anni, che vediamo gli effetti di questo sistema che la 31 ha inaugurato, a iniziare dalle liste d'attesa. Le liste d'attesa discriminano chi ha meno, chi vive del proprio stipendio, chi vive della propria pensione. Ne è nato un sistema iniquo, fortemente ingiusto. Altro che la tanto decantata libertà di scelta. L'unica libertà che si ha o è aspettare un tempo infinito per una prestazione o pagare di tasca propria. E dopo il Covid le liste d'attesa sono infinitamente più lunghe. E tante, tante in questi 25 anni sono state le strutture sanitarie ad essere state chiuse. Sul personale non si è investito. La spesa sanitaria è esplosa. Hanno dovuto mettere i famosi tetti. La spesa sanitaria è esplosa. Sono esplosi gli interventi inappropriati. E poi, diciamolo, anche la corruzione, come hanno dimostrato le tante, troppe inchieste giudiziarie di questi anni. Ma soprattutto c'è stato un enorme spostamento di risorse dal pubblico al privato. Oggi il privato cuba il 40% della sanità della nostra regione e finanche in tanti ospedali pubblici sono stati affidati interi reparti ai privati. Questo va detto. La privatizzazione della sanità non è un accidente della storia, non lo è stato. È stata una precisa scelta politica che ha ridotto enormemente il ruolo della sanità pubblica e noi non siamo d'accordo. Noi non siamo d'accordo perché questo modello non tutela la salute dei cittadini e il Covid drammaticamente lo ha dimostrato. 35.000, questi sono i numeri. Per anni ci hanno tentato di farci credere che tutto funzionasse, ma non è così. Ogni giorno registriamo un problema. Eppure questa nuova bozza di riforma dimostra che non c'è alcun ripensamento. Anzi, nel rapporto pubblico-privato si propone addirittura l'equivalenza pubblico-privato, come se fossero la stessa cosa. Ma questo, se attuato, finirebbe per tradursi in ulteriore spinta alla privatizzazione, mentre secondo noi il privato va indirizzato, va governato, perché altrimenti, se così non fosse, il diritto alla salute non è più appunto un diritto, ma un bisogno che si soddisfa pagando. Allora adesso è arrivato il momento di invertire la rotta, è il momento di cambiare la tendenza, cambiare le cose che in questi anni non hanno funzionato, ma soprattutto costruire una sanità territoriale degna di questo nome, perché questo è quello che è mancato. E allora bisogna dire subito una cosa chiara, netta. Le case della comunità devono essere pubbliche, devono essere pubbliche. Questo va detto chiaramente. Per questo noi non siamo d'accordo con la delibera regionale che prevede nelle case della comunità e nell'assistenza territoriale la presenza del privato. Le case della comunità vanno costruite, vanno create. Se non ci sono ex novo, sì,
ma vanno riempite di servizi, non possono essere delle scatole vuote. E per riempirle di servizi c'è bisogno del personale. Senza personale non ci saranno i servizi. L'altro giorno, di pochi giorni fa, la notizia che la Regione intende procedere all'assunzione solo del 30% del personale che serve a far funzionare queste case della comunità. Non va bene, così non va bene. Non va bene, perché se questo si dovesse attuare, vuol dire non solo levare i cittadini di un grandissimo diritto, ma fare un enorme regalo ai privati che sono lì pronti su questo tema. La bozza di riforma della Regione non è sufficiente, quindi, a coprire le carenze della sanità territoriale, che in questi anni ha dimostrato tanti, troppi limiti, troppi. C'è bisogno di una cultura del territorio. C'è una grande occasione che secondo me va colta e sono le risorse del PNRR. Queste devono essere l'occasione per modificare, per correggere e colmare le storture e le mancanze di questo sistema e finalmente investire sulla sanità pubblica. Perché se dopo tutto quello che è successo la risposta della Regione Lombardia continua a essere questa, allora bisogna dirlo, è una risposta largamente insufficiente, largamente insufficiente. Noi come sindacato, come CGIL, in questi anni abbiamo manifestato per difendere quel bene universale che è la sanità pubblica. Abbiamo raccolto le firme. Sabato scorso eravamo in piazza a Roma, a Roma per difendere la democrazia, eravamo in piazza contro tutti i fascismi. Oggi siamo qui a difendere la sanità pubblica e universale e il nostro impegno non si fermerà. Grazie Ministro Oliviero per la CGIL. Si prepara Marco Fumagalli per il Movimento 5 Stelle. La parola va da Achille Zasso, del coordinamento regionale Dico 32. Vi ricordo, se potete contribuire, fra poco chiude ovviamente, come dire, l'alto momento di autofinanziamento. Intervengo per l'area sindacale della CGIL, riconquistiamo tutto, sindacato è un'altra cosa, opposizione CGIL. Comincio con un giudizio d'insieme. Questa regione Lombardia è governata e gestita con una concezione aziendalistica e mercatistica della sanità. L'attività della regione si impernia nella negoziazione mercantile in sanità, mentre manca qualsiasi pratica di programmazione. La libertà di scelta in realtà non esiste e i cittadini sono ingannevolmente garantiti a fruire dei servizi pubblici di cui hanno bisogno. La causa delle disfunzioni, dei danni, delle disuguaglianze prodotte sono dovute alle lunghissime liste d'attesa, alla mancanza di servizi e infrastrutture sanitarie e territoriali pubbliche soppresse in questi anni per dare spazio alla sanità privata. Sul piano generale, i diritti alla sanità gratuita, pubblica e universale, conquistate con le lotte operaie degli anni 70 attraverso una riforma di struttura, sono stati successivamente affossati dal welfare contrattualistico voluto dalle forze padronali e liberiste e dai governi che si sono succeduti, nonché dalle politiche sanitarie del welfare contrattuale dei sindacati confederali. È dilagata la libera professione specialistica intra ed extramuraria. Sono stati smantellati molti ospedali della sanità pubblica per sostituirli con ospedali della sanità privata appartenenti a società multinazionali. A fronte di un servizio sanitario pubblico indebolito e pressoché inesistente sul territorio, come ha dimostrato l'epidemia e la strage avvenuta tra gli anziani delle RSA, la Regione Lombardia sta incentivando l'insediamento e la crescita incontrollata e massiccia degli erogatori privati di servizi sanitari e socioassistenziali. Il gruppo ospedaliere San Donato, l'ospedale San Raffaele ne fa parte, per citarne solo uno, sempre più in espansione e sempre meno controllato da questa regione,
a ben 17 ospedali privati sparse in 6 province. Un anno fa la pandemia ha decimato un numero enorme di anziani, soprattutto nelle RSA e nelle case di riposo. In Italia, delle persone colpite dal Covid, non siamo ancora in grado di sapere il numero preciso di morti nelle residenze sanitarie e assistenziali per anziani. Morti di cui il governo, la regione Lombardia, le altre regioni, i comuni, le istituzioni, le associazioni degli industriali sono responsabili. I grandi gestori e piccoli delle residenze sanitarie assistenziali sono responsabili per il crimine commesso contro queste categorie di persone. I vecchi, i malati cronici, i portatori di handicap, i diversamente abili che rappresentano, hanno rappresentato il 90-95% del numero complessivo di morti per Covid lo scorso anno. Ma dopo un anno l'indifferenza è ormai cronica di fronte alle migliaia e migliaia di morti. Un vecchio compagno di Milano un anno fa ha commentato: dall'inizio della pandemia ha aleggiato nell'aria una parola e una cultura impronunciabili, eugenetica. I sindacati non hanno fatto granché per difendere i vecchi rimasti in vita e per chiedere giustizia per i morti che c'erano stati. I comitati dei parenti delle vittime, pur impegnandosi nel tentativo di migliorare le condizioni di esistenza degli anziani nelle RSA, non hanno avuto la forza per ottenere risultati significativi su tutto il territorio nazionale. Oggi, dopo la richiesta di archiviazione da parte del Tribunale di Milano del processo per le vittime da Covid al Pio Albergo Trivulzio e in altre RSA, è scoppiata la rabbia e la volontà di continuare la battaglia delle associazioni create dai familiari degli anziani per avere la verità. La cosa più grave in questo momento è quella del Piano Sanità Nazionale di Ripresa e Resilienza, che consente alla Regione e all'assessora Moratti di distruggere, come hanno fatto le giunte precedenti, l'infrastruttura sanitaria territoriale pubblica che dovrebbe essere rappresentata dalle case di comunità. L'astuzia e la furbata dell'assessore Moratti consiste nel far credere che l'infrastruttura territoriale che si deve costruire col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà un'infrastruttura pubblica. Invece sarà una struttura privata per la quale la Moratti utilizza risorse regionali, perché quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono destinate al settore pubblico. Non dobbiamo credere, non dobbiamo illuderci che le case di comunità siano pubbliche, perché tutte o quasi tutte saranno private e faranno parte di una filiera di servizi di un sottosistema privato. La cosa più inaccettabile è che la Moratti faccia finta di niente e percorra una strada che è l'opposto della stessa strada delle disposizioni stabilite dalla politica nazionale per le case di comunità. In tutta la legge 23 il privato ha sempre voluto entrare e con forza è riuscito ad entrarci. Quel privato però si chiama Associazione Italiana Ospedalità Privata, cioè Confindustria. Non si faccia l'errore già fatto nei confronti di Maroni quando ha istituito le ASST di pensare che avrebbe creato qualcosa che governa il territorio e coordina i privati. La Moratti non lascia neanche un attimo di spazio al settore pubblico. Sta percorrendo una strada peggiore che nel passato. Noi che abbiamo sempre lottato contro qualsiasi linea di distruzione della sanità pubblica e di ribaltamento della sanità pubblica da parte della sanità privata, noi non ci siamo opposti abbastanza decisamente e con forza
non siamo stati in grado di opporci alle scelte che sono state prese dai governi centrali e della giunta regionale lombarda. Non è stato possibile finora mettere insieme un programma condiviso con forze, finisco subito, due parole ancora, permettetemi. Non è stato possibile finora mettere insieme un programma condiviso con le forze politiche locali e nazionali, con i sindacati confederali e di base, con le associazioni e le organizzazioni sociali, con i movimenti conflittuali e alternativi che si oppongono al modo in cui viene governata e gestita la sanità in Lombardia, ma anche a livello nazionale. Oggi il coordinamento, finisco l'ultima frase in campagna, oggi il coordinamento lombardo per il diritto alla salute ha elaborato e pubblicato in 22 punti le proposte per una piattaforma alternativa alla politica sanitaria del centrodestra in Lombardia. In base alle proposte fatte in 22 punti, il coordinamento lombardo cercherà di costruire contatti, consensi, adesioni, partecipazione e militanza che si estendano ad un numero sempre più vasto di lavoratori. Le minoranze del Consiglio regionale della Lombardia, l'opposizione in Parlamento non hanno fatto un'opposizione come andava fatta, un'opposizione che non si limitasse a dire qualcosa in area, ma che soffrisse al disegno generale di controriforma che sta venendo avanti. Vi ringrazio e vi chiedo scusa se ho qualche minuto. Grazie a Achille Giasso, coordinamento regionale Dico 32. Si prepara Antonio Cimino e ascoltiamo Marco Fumagalli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Grazie. Noi siamo qua oggi per ribadire la nostra ferma opposizione al progetto di riforma Moratti-Fontana. Un progetto di riforma che ha come obiettivo quello di consegnare la sanità della Regione Lombardia al privato. È un disegno di legge, un progetto di riforma che è dannoso, pericoloso, non solo per la Lombardia, ma per tutta l'Italia intera. Perché se questo progetto di legge passa, finisce che altre regioni ne prenderanno spunto e consegneranno l'intero sistema sanitario nazionale al privato. Questo progetto di legge parifica definitivamente il pubblico con il privato, sostituisce alla programmazione il mercato. Noi diciamo no a questo sistema, noi diciamo che principalmente ai bisogni dei nostri cittadini lombardi, ai bisogni della sanità, si deve rispondere con le risorse pubbliche e solo laddove non arrivano le risorse pubbliche deve intervenire il privato. Non deve essere il mercato a decidere che tipo di offerta sanitaria deve essere effettuata. Noi diciamo pertanto di no a un mercato e a una salute che viene intesa per fare profitto. Quindi noi siamo fermamente contrari a questo progetto di legge e cercheremo anche di coinvolgere il governo affinché impugni questa riforma di fronte alla Corte Costituzionale per ribadire che sulla salute non si può fare profitto e che soprattutto la salute è un diritto per tutti noi e non solo per chi eventualmente ha le risorse per bypassare, per superare le liste d'attesa e per andare direttamente verso il privato. Le liste d'attesa esistono e sono state fatte da una sanità in mano ai baroni, in mano ai dirigenti nominati da Fontana che in questo modo vogliono agevolare la sanità privata. Solo qualche giorno fa un grosso gruppo privato ha dichiarato che non voleva, che dal 2022 non intende più far parte di quel percorso di gestione della cronicità, perché questo percorso di gestione della cronicità non fa profitto. Quindi significa che la sanità privata è disponibile a entrare nel sistema sanitario territoriale solo per fare profitto. A questo punto noi diciamo no, diciamo che le case della comunità devono essere pubbliche, perché se vuole entrare il privato nella casa della comunità evidentemente per fare profitto. Noi questo diciamo no e quindi diciamo alla Moratti, diciamo a Fontana di ritirare completamente questo progetto di legge e di ritornare in commissione a discutere per una sanità senza profitto e una sanità che abbia come obiettivo quello di curare i cittadini e non quello di far guadagnare i grossi gruppi industriali che poi alla fine sono quelli che condizionano le elezioni politiche in Regione Lombardia.
Noi sappiamo come in Regione Lombardia la sanità privata ha condizionato per 25 anni la politica lombarda. Sappiamo che Formigoni è stato condannato per corruzione, per i rapporti che aveva con la sanità privata. Sappiamo anche che recentemente un gruppo privato ha restituito 35 milioni di euro alla Regione Lombardia e ha patteggiato la pena perché non ha restituito le somme che le aziende farmaceutiche accreditava per quello che per le prestazioni che hanno effettuate. È ovvio che il privato ha come obiettivo il profitto, mentre il pubblico ha come obiettivo la tutela della nostra salute. Quindi noi dobbiamo assolutamente ribadire questo e lo faremo in Regione Lombardia con una ferma opposizione. Non c'è nessuna possibilità di transazione, non c'è nessuna possibilità di migliorare questa legge, perché questa legge non può essere migliorata. Questa legge può essere solo ritirata e bisogna ritornare a discutere per una sanità pubblica e a vantaggio dei cittadini. Se questo Fontana e la Moratti non faranno, noi siamo pronti a tenere per un mese in Regione Lombardia e il Consiglio regionale a occuparsi di questo. E se passerà la legge, noi chiederemo il fermo intervento del governo per impugnare la legge della Corte Costituzionale. Grazie a tutti voi. Marco Fumagalli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Si prepara Michele Usuelli, ma interviene adesso per la rete Non sta andando tutto bene di Brescia, sono stati tra l'altro la prima rete. Antonio Cimino. Ah no, la pulizia. Che non sta andando tutto bene, ce la ricorda quella croce in mezzo alla piazza con i 35.000 morti, ce lo ricordano i 5.000 morti di Brescia. Per cui la nostra rete, che comprende tante movimenti, associazioni, partiti, è nata proprio per denunziare quando si mettevano le bandiere alle finestre, si declamava che andrà tutto bene, che in realtà non sarebbe andato tutto bene. E non è andato tutto bene non soltanto per quelli che sono stati veri e propri interventi durante la pandemia, ma proprio per come è stato già ricordato più volte, per come si è strutturata la sanità in Lombardia a partire da Formigoni. In questa cosiddetta parità pubblico e privato, ma che ha semplicemente focalizzato l'attenzione alla trasformazione della salute come una merce. Rende soltanto quella malattia che può determinare denaro, che può determinare guadagno, e per cui si è perso completamente il concetto di salute. Io non voglio dilungarmi e occupare altro spazio, tante cose sono state dette, ma secondo me il punto centrale di questa manifestazione, il punto più importante, è ritrovarsi in piazza tanti movimenti, tanti partiti, tanti sindacati che su alcuni aspetti possono pensarla in maniera diversa, ma che attraverso la loro unità possono sperare di rilanciare la sanità lombarda. E secondo me il punto di partenza è proprio ripartire dal concetto di salute. Salute che ce lo ricorda la Costituzione, che ce lo ricorda l'articolo 1 della legge 883 del Sistema Sanitario Nazionale, dice che di fondo la salute è il completo benessere fisico e psichico dell'individuo. Non è la cura della malattia. La malattia occorre prevenirla, anticiparla. E ciò che manca completamente in Lombardia e che anche la riforma Moratti non prende minimamente in considerazione è il discorso della programmazione sanitaria. Non si programma nulla, non si vedono i bisogni dei territori, ma si programma e si sviluppano soltanto quei temi, quelle assistenze che rendono più denaro. E anche gli ospedali pubblici in realtà sono stati trasformati in aziende con un capo di nomina strettamente politica che fa gli interessi della regione, che fanno gli interessi di Big Pharma, ma in realtà non hanno nessun interesse a interagire col territorio. A
abbiamo delle occasioni, le case di comunità, gli ospedali di comunità, cerchiamo in questo movimento unitario di poter reclutare che siano realmente pubbliche e che riprendano realmente una sanità che riparta dal basso. Grazie. Grazie mille ad Antonio Cimino del coordinamento Non sta andando tutto bene Brescia. Si prepara Giulia Vegna, se è arrivata sempre da Brescia, adesso lo verifichiamo. Intanto io sanifico, ma do la parola a Michele Usuelli, consigliere regionale di Più Europa Radicali. Venti anni di leggi e governo targati Formigoni hanno condotto la Lombardia al disastro sanitario. Poi giunse Maroni, cinque anni, con la sua legge sperimentale che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, il disastro nel disastro. Ora, a inizio del mese di novembre, ci prepariamo a discutere in aula l'ennesima riforma sanitaria, questa volta targata Fontana-Moratti, che nulla risolve degli errori del passato e peggiora. Scelgo di raccontarvi due articoli di questa legge brevemente, su cose che abbiamo trattato solo incidentalmente stamattina. Una legge inemendabile perché figlia di una cultura opposta alla nostra. Il primo articolo di cui vi parlo tratta di tre parole: programmazione, accreditamento, contrattualizzazione. Non sono capaci, non hanno la cultura, non vogliono farlo. La programmazione è la cosa più importante del governo sanitario. Deve partire da un'analisi dei bisogni epidemiologici di salute dei cittadini lombardi. E quindi facciamo un esempio. Si studia che servono 1000 letti di cardiologia. Allora la programmazione ci dice che il DM70 insegna il numero minimo di letti che un reparto deve avere per essere efficiente e di qualità. 20 letti, quindi faremo 50 reparti in tutta la regione. Dico numeri a caso. Regione deve decidere dove farli e con chi, e quindi l'accreditamento, che non sanno fare, non vogliono fare. In questa legge, nell'ufficio dell'amministratore delegato della grande azienda privata convenzionata, non ci va l'assessore ad accreditare e a contrattare, ma ci mandano il direttore di ATS, persona che ha le spalle più piccole dell'amministratore delegato. Regione non vuole farlo, non è capace di farlo. E se quei letti, se un reparto di cardiologia, una regione decide di darlo al privato su letti remunerativi, vai a contrattare con quell'ospedale per dire: tu lì hai un margine di guadagno grande, se vuoi lavorare con me che ti pago regione, allora però mi apri anche 7 ambulatori di ginnastica del pavimento pelvico che c'è bisogno e che si guadagna poco. Su questo non sono capaci, la legge peggiora. Il secondo articolo di cui vi parlo: i criteri di nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliere lombarde. Questa legge addirittura peggiora. Hanno tolto il quiz, che era l'unico strumento non soggettivo nella nomina. Ma come? Io sono un medico, sono un dirigente medico di primo livello, soldato semplice, qua in Mangiagalli, in terapia intensiva neonatale. Quando ho fatto il concorso per essere assunto, ho presentato i titoli: prova scritta, prova orale, prova pratica. Il mio mega direttore generale viene scelto presentando i titoli e dopo un colloquio e basta. Questo è incredibile ed è una della radice dei mali. Vado a chiudere dicendo che con la riforma della 23 e poi a gennaio le relazioni delle commissioni d'inchiesta Covid, parte in Regione Lombardia l'onda lunga di una battaglia di lotta di liberazione regionale che ci deve portare uniti a vincere Regione Lombardia tra un anno e mezzo. Su questa piazza
non tutti la pensiamo su tutto allo stesso modo. Io sono un esponente di una forza liberale del centro-sinistra. Dobbiamo essere all'altezza della sfida innanzitutto noi, valorizzando cosa ci unisce ed è tanto, e non soffermarci sulle legittime differenze che abbiamo. Solo così e per la prima volta dopo 27 anni si apre una finestra di opportunità per riguadagnare e rivincere la Lombardia. Grazie. Bravo. Grazie. Grazie Michele Usuelli, consigliere regionale più Europa Radicali. Mentre si prepara per l'intervento conclusivo Angelo Barbato, diamo la parola a Giulia Vegna dei comitati No Autonomia Differenziata. Prego. Allora, io rappresento qua i comitati contro ogni autonomia differenziata e il coordinamento per la democrazia costituzionale. E proprio dalla Costituzione, dall'articolo 32, voglio iniziare la mia breve, brevissima riflessione. La salute prevista nell'articolo 32 viene identificata come un diritto individuale fondamentale, quindi individuo, il diritto di ciascun individuo, un diritto che ciascuno di noi può reclamare e che appartiene a ciascuno di noi. Ma immediatamente dopo, l'articolo 32 della Costituzione dice che è un interesse collettivo. La salute è un interesse collettivo, per cui va perseguito collettivamente, cioè bisogna tendere a che tutto il sistema vada in equilibrio per poter garantire la salute di ciascuno, ma anche la salute di tutti. Tutti intesi non come sommatoria di diritti individuali, ma come collettività che vive bene e alla quale collettività deve essere garantita la salute. Quindi un interesse collettivo di cui ci si deve fare carico collettivamente, oltre che pretendere le prestazioni sanitarie e il diritto che abbiamo ad essere curati individualmente. Questi due aspetti della salute non possono entrare in frattura, sono vasi comunicanti, ciascuno ha diritto di pretendere e di reclamare le cure per se stesso, ma ciascuno deve sentirsi la responsabilità di garantire a che la comunità viva condizioni di benessere. Questa responsabilità la si esercita insieme, la si esercita nelle istituzioni, la si esercita agendo. Ed è qui che per minuti di tempo dico che il coordinamento democrazia costituzionale e i comitati contro ogni autonomia differenziata hanno lanciato una petizione che è firmabile online, ma ci saranno anche banchetti dove potrà essere firmata su cartaceo. Attraverso questa petizione si chiede che venga fermato il processo di regionalizzazione della sanità, che porterebbe a compimento quel processo scellerato di spezzettamento dei sistemi sanitari in tutta la nazione, facendo venire fuori 20 sistemi per 20 regioni diverse che non possono garantire ciò che abbiamo visto in pandemia. Può essere garantito solo attraverso strategie comuni. Allora, oltre all'invito a firmare, questa petizione, prima di concludere, perché credo di essere arrivata alla fine, voglio 50 anni che ha lavorato a Brescia anche con turni di 16 ore, Carmela, che non ha messo in secondo piano la sua salute,
e quando ha pensato di recuperare un po' di tempo per se stessa se n'è andata. Aggiungo una collega, un insegnante, anche lei ha mancato i controlli che avrebbe dovuto fare e adesso non c'è più. Quindi queste persone sono le ultime tre, due ieri sera. Reclamiamo tutti la salute, perché tutti, quali tutti, non significa confini nazionali, non sono confini regionali, sono confini mondiali, perché tutti possano avere e godere del diritto che ci appartiene. Grazie. Grazie a Giulia Vegna dei Comitati No Autonomia Differenziata. Grazie anche per aver ricordato Angelo e Carmela. Intervento conclusivo di questa piazza e del coordinamento regionale Dico 32, Forum per il diritto alla salute, è di Angelo Barbato, qui do il microfono. Bene, è stata una giornata, una mattina intensa, ci sono stati tanti interventi. Noi che abbiamo promosso come coordinamento regionale per il diritto alla salute questa manifestazione, siamo innanzitutto molto contenti della partecipazione che c'è stata, una partecipazione che ha visto assieme, per un richiamo a una proposta alternativa alla legge regionale che la giunta di centrodestra sta preparando per noi. Qui abbiamo visto rappresentanti della società civile, organizzazioni, comitati di cittadini, esperti di sanità pubblica, assieme a sindacati dei lavoratori, assieme a rappresentanti di partiti che sono all'opposizione della giunta regionale, sia rappresentati in consiglio regionale sia fuori. Noi siamo molto contenti, però diciamo che questo è solo un primo passo di un percorso che sarà lungo e che chiederà l'impegno di tutti, ognuno nel suo ruolo. Ai partiti di opposizione che sono intervenuti, noi diciamo che li ringraziamo della loro presenza qui e della loro partecipazione e di quello che hanno detto nei loro interventi. Chiediamo che ci sia un accordo complessivo sul fatto che la proposta di legge della regione non è emendabile e non è modificabile, deve essere respinta in blocco, perché non sono possibili cambiamenti di maquillage. Chiediamo che ora è il momento di discutere una proposta complessiva che cambi completamente l'assetto della sanità in Lombardia. Su questo noi ci impegniamo a lavorare, abbiamo presentato una piattaforma che contiene delle proposte che ovviamente non sono proposte esaustive, però le proponiamo come base di discussione e chiediamo che l'impegno che tutti quelli che sono qui devono prendere per i prossimi mesi è di dare un contributo a questa discussione, che si concretizzi in una piattaforma alternativa e unitaria per mandare a casa alle prossime elezioni regionali la destra dalla Lombardia, mandarli via con una proposta alternativa. Questo impegno deve essere un impegno di tutti, ognuno nel suo ruolo. Noi ci prendiamo l'onere anche di aprire dei tavoli di discussione e quindi di interagire con tutti i soggetti che sono interessati a costruire questo percorso, e questo è un percorso che deve riguardare anche le forze di base, perché la battaglia per la sanità nei territori non può essere compiuta se contemporaneamente non si fa una battaglia per questo grande cambiamento. Quindi noi oggi abbiamo chiuso una fase della nostra lotta per la sanità, che è quella della critica e della demolizione del modello di sanità lombarda, su cui noi abbiamo ormai concordato tra tutti noi quali sono gli aspetti distruttivi che ha prodotto questo modello, e ora passiamo alla fase costruttiva, costruiamo un'alternativa. A questo impegno noi chiamiamo tutte le forze che sono qui, forze di base, forze sociali, forze politiche e rappresentanti dei lavoratori, e quindi questa, noi apriamo un processo. E su questo noi ci impegniamo a che si porti avanti. E ringrazio tutte e tutti della presenza.
C'è speranza che ce la facciamo, no? Perché no, sono i giovani, sì. Perché noi anziani abbiamo capito che la salute è importante. Ciao.